La 24 ore di Daytona è una delle gare automobilistiche più famose del mondo. Nonostante gare tra sport prototipi fossero già in essere, la prima 24 ore di Daytona porta la firma di Ken Miles e Loy Ruby a bordo di una Ford GT40. Dopo la sconfitta di Le Mans, portata di recente alla ribalta grazie al film Le Mans 66, Ferrari colse nel 67 una tripletta epocale. Stesso risultato nel 68, stavolta con Porsche a farla da padrona. Famosa anche la vittoria a Penske Racing del 69 con la Lola T70, con i grandi team europei assenti. Altre due vittorie per Porsche con la mitica 917, prima che la crisi petrolifera intervenne, andando ad accorciare l'evento del 72 e cancellando quello del 74. Il team Brumos Porsche va a siglare 3 vittorie in 5 anni a cavallo degli anni 70. Porsche continua a farla da padrona anche negli anni 80. Sono la 935 e la 962 le vetture iconiche di questo periodo. La striscia di successi viene però interrotta da Jaguar nell'88 e nel 90. Anche i giapponesi si affacciano a Daytona, Nissan e Toyota conquistano le prime vittorie ad inizio anni 90. L'ultimo sigillo Ferrari è del 98 con la 333 SP. Edizione da ricordare quella del 2000, con la Dodge Viper ad aggiudicarsi l'assoluto. Un anno dopo, invece, è la volta della Chevrolet Corvette. È del 2003 l'ultima delle 18 vittorie Porsche grazie ad una 911 GT3. Passano gli anni e arrivano i prototipi Grand Am con Chip Ganassi, capace di conquistare 6 successi. Torna agli onori della cronaca Brumos, che vince ancora nel 2009. Nei tempi più recenti abbiamo i 3 successi dell'Action Express Racing. Oltre a quelli firmati Wayne Taylor Racing, con cui hanno corso Jeff Gordon e Fernando Alonso.